Poracci, visto che me lo state chiedendo in tantissimi, stasera alle 21.30 proveremo in live sul sito Viola Sonic Colors Ultimate, aggiornato all'ultima versione. Com'è la situazione dopo la 3.0? Il titolo è finalmente libero da fastidiosi bug e glitch? Scopriamolo insieme. Vi aspetto questa sera. Ma passiamo ora a solo risposte sbagliate. Poracci, in pochissimi mi avete riconosciuto Yakuza 5. Gianmarco, dovevi crederci fino in fondo, porca miseria. Quindi il vero vincitore è Frederick. La risposta più bella è quella di Joseph, che scrive: vince Dredd, ma vaffanculo. La sintesi perfetta di 3 ore di The Game Awards. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, mi raccomando, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e che ancora non ha ricevuto una patch. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che, dopo che sarà finita, correte subito sull'eShop a sprecare i vostri soldi su Entai vs Evil. Garantito. Parleremo infatti della nuova campagna sconti fatta partire da Nintendo, del remake di Splinter Cell e anche del leak del gioco più atteso per il 2022. Breath of the Poro, cioè Elden Ring. Prima di iniziare però, imbracciate il vostro super liquidator, fate una scorta di mini ciccioli e armatevi di forbici dalle punte arrotondate, perché si parte alla conquista non violenta di YouTube Italia. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi ovunque, sempre e comunque. Magari ecco, non quando vado in bagno. Lì magari lasciatemi da solo. In descrizione trovate tutti i link per unirvi all'armata poraccia. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Se c'è una cosa che ci ha insegnato Cyberpunk è che delle produzioni cross-gen non ci possiamo fidare, almeno fino a quando gli sviluppatori non fanno vedere concretamente del gameplay delle versioni old-gen. In questo, Guerrilla Games è partita col piede giusto e ieri ha dato importanti aggiornamenti riguardo Horizon Forbidden West. Sui social infatti sono stati mostrati i primi screen della versione PS4 e non c'è nulla da dire. Il gioco sembra fantastico anche sulla vecchietta di casa Sony. Certo, vedere il gioco in movimento è tutta un'altra storia e gran parte della riuscita di questa versione dipenderà da fattori come la stabilità del frame rate e i tempi di caricamento, ma Guerrilla sembra si stia muovendo nel senso giusto. Gli ottimi risultati ottenuti con il primo Horizon dovrebbero essere una garanzia di qualità, ma i giocatori più attempati, come me, non dimenticano certo i trailer fake di Killzone. Insomma, bisogna comunque tenere la guardia alta. Però è uscito anche un nuovo trailer che mostra nuovi appartenenti alla fauna biomeccanica di Forbidden West e il design delle creature è semplicemente fuori parametro. Siete in hype per Horizon? Continua il processo di redenzione che sta portando piano piano Sega a rendere Sonic Colors Ultimate un gioco funzionale e privo di bug debilitanti. Meglio tardi che mai, no? In particolare la patch 3.0 sembra aver fatto compiere a Colors un salto di qualità impressionante. Oltre ai bug fix, ci sono numerosi miglioramenti alla quality of life, come la possibilità di cambiare agilmente tra la colonna sonora originale e quella rimasterizzata, a cui si aggiunge anche del contenuto inedito per personalizzare Sonic, che rientra all'interno del Celebration Pack. Vi ricordo che l'appuntamento è fissato alle 21.30 di questa sera per provare insieme Sonic Colors e capire se ora vale la pena acquistarlo. Ci si vede sul sito Viola. È in arrivo una nuova retro console su Switch. Si tratta del Game Boy? Magari del GameCube? Mi dispiace deludervi, poracci, ma siete fuori strada. Lo studio indie Thalamus Digital ha infatti annunciato tramite un criptico tweet che presto la console ibrida accoglierà i grandi classici dell'era Commodore 64. Ok, non molti di voi saranno super appassionati del Commodore, e probabilmente sì, i giochi non sono proprio invecchiati nel migliore dei modi, ma volete mettere l'emozione di giocare a Torrey Canton 2, Jetpack e Last Ninja su Switch? O magari vedere approdare Great Jana Sisters su una console Nintendo? Siete in hype? Nessuno? Nessuno? Nessuno. L'annuncio fa comunque molto ridere, perché recita: avete chiesto i giochi Commodore 64 su Switch e vi abbiamo ascoltati. Eh? Ma chi li ha chiesti? Siete stati voi, poracci? Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Nintendo ha finalmente fatto partire gli sconti di fine anno su eShop, che stranamente non sono stati annunciati durante l'Indie World di ieri. Avete tempo fino a fine dicembre per usufruire di questa nuova campagna di sconti. Vediamo se c'è qualcosa di interessante da prendere in considerazione e come al solito fatemi sapere nei commenti se avete qualche suggerimento in particolare. Partendo dai titoloni messi in evidenza, io vi consiglierei di non farvi sfuggire il primo No More Heroes, che non ha nulla da invidiare al terzo, uscito da poco,
il difficilissimo Cuphead, un gioco ormai leggendario che nel 2022 vedrà l'arrivo del DLC Delicious Last Course, Dragon Ball FighterZ se siete appassionati della creazione di Akira Toriyama e vi piacciono i picchiaduro in due dimensioni, e anche Sonic Mania se siete nostalgici di Sonic in 2D ma volete comunque provare un titolo moderno. Ovviamente do per scontato che abbiate già in collezione due capolavori come Mario Rabbids e Rayman Legends. Passiamo alle scelte un po' più di nicchia. Non sarebbe un video sconti del poro se non vi consigliassi l'acquisto del bellissimo Yoku's Island Express. Ormai vi giuro non ce la faccio più a presentarvelo. Provate la demo e basta. Poi abbiamo due pezzi da 90 della scena indie Metroidvania. Da una parte l'immenso Iconoclast e dall'altra il brutale Blasphemous. Entrambi proposti a un prezzo veramente poraccio. Impossibile non consigliare anche Moonlighter, soprattutto nella sua Complete Edition, anche se per qualche motivo non compare dal sito PC dell'eShop. Chiudo consigliandovi non due giochi ma due serie. Tutta la saga di SteamWorld, incluso il Tattico Heist e l'RPG con le carte Quest, sono strascontati, così come tre platform di Shantae possono essere recuperati tutti a prezzi stracciatissimi. Il grande rammarico è lo sconto irrisorio su Eastward, che proprio non ce la fa scendere sotto i 20 euro su Switch. Che peccato, mamma mia. Vabbè, dai, rifacciamoci con AAA Clock. Chi non lo prende è un poraccio. Ieri, a sorpresa, mentre noi eravamo in live a seguire l'Indie World di Nintendo, Ubisoft ha deciso di sganciare una bomba. Dopo anni di rumor e indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale del remake di Splinter Cell. Vediamo cosa sappiamo ad oggi di questo grande ritorno. Del gioco non abbiamo ancora nulla perché si trova nelle fasi iniziali di produzione. Ubisoft ha semplicemente dato il via libera al progetto e a occuparsi del remake sarà il team di Ubisoft Toronto, gli stessi che si sono occupati del recentissimo Far Cry 6. Quasi a voler mettere subito le mani avanti e calmare le paure dei giocatori, il team ci ha tenuto a precisare che non si tratterà di un open world, ma di un gioco lineare a missioni proprio come l'originale apparso inizialmente come esclusiva Xbox. Il gioco girerà sullo Snowdrop Engine, che il publisher vende come il motore di gioco su cui stanno venendo sviluppati Avatar, Frontiers of Pandora e il nuovo Star Wars, omettendo però che l'engine è già stato utilizzato per produzioni esistenti come The Division 2, Mario Rabbids, Starlink e anche il gioco di South Park. È ragionevole comunque pensare che si tratti di una produzione esclusivamente indirizzata alla next gen, visto che lo vedremo arrivare molto più in là nel tempo. L'idea alla base è quella di rimanere fedeli allo spirito originale del titolo, lasciando intatta la sua anima stealth, modernizzando però l'impianto ludico per adattarlo ai canoni attuali di gameplay. In fondo l'avanzamento tecnico può rendere molto più coinvolgente e profondo un gameplay basato sulle meccaniche di luce e ombra, e i nuovi sistemi di illuminazione in questo possono fare veramente miracoli. Molti si sono lamentati del fatto che si tratti di un remake e non di un gioco nuovo, ma secondo me questa critica lascia il tempo che trova. Si tratta di un gioco così vecchio e caduto nel dimenticatoio da quasi un decennio che tanto vale ricominciare da capo, sfruttando però un'eredità ancora ben impressa nei giocatori di vecchia data, e meglio che il team sia ancorato a un'ossatura già formata, piuttosto che provare esperimenti come Blacklist, che nel tentativo di svecchiare un brand non hanno fatto altro che scontentare tutti. Insomma, io sono abbastanza ottimista e positivo per il ritorno di Sam Fisher. E voi? E chiudiamo poracci con uno spoiler warning. Infatti, il titolo più atteso del 2022, e no, non mi riferisco a Fall Guys per Switch, è stato leakato in un modo rocambolesco. Quindi se non volete rovinarvi l'esperienza di Elden Ring, mi raccomando, in questi prossimi mesi state molto attenti agli spoiler. Avete presente ieri quando parlavamo del jailbreak di PS4? Beh, queste conquiste da una parte sì, rendono possibile la preservazione e la riscoperta di titoli altrimenti andati perduti per sempre. Dall'altra però consentono di cimentarsi in attività non proprio legali. Tramite il jailbreak alcuni hacker sono riusciti a riottenere l'accesso al network test di Elden Ring che era stato reso disponibile per pochi giorni lo scorso mese. Avendo a disposizione tutti i file della beta, è stato scovato tantissimo contenuto non raggiungibile in game, tra cui dialoghi, quest e addirittura contenuto post-game. Le stime parlano di cifre impressionanti, oltre 3000 elementi tra file audio di dialoghi, modelli di personaggi e informazioni sulle animazioni, oltre che interi copioni di quest della storia principale. Questo significa che da qui a
al 25 febbraio, la data di uscita del gioco, evitare gli spoiler su Elden Ring sarà un vero inferno, quindi io vi ho avvertito, state in campana, perché internet è piena di gente che non aspetta altro che rovinare il divertimento altrui. E questo poracci era tutto per oggi, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto per discutere assieme nei commenti delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video o a stasera per una live velocissima. Voi in ogni caso mi raccomando sapete quello che dovete fare, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro eShop, Michele Fischer, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! DLC, Delicious Last Course, l'ho capito adesso. Geniale.